Eccoci qua, bentrovati, bentrovati ancora a Campolungo, gli approfondimenti di Webmart, ovviamente in diretta streaming sul, sul nostro portale, sul portale www.webmart.tv e ovviamente anche sulle pagine social della nostra testata. Oggi in collegamento da, in collegamento Skype da Augusta il consigliere comunale Giuseppe Di Mare della lista per Augusta, si chiama così, eh, parleremo ovviamente di ospedale, come vedete già nel titolo di copertina, Covid Center sì, eh, ad Augusta, ma attenzione a non smantellare il muscatello: è un tema sul quale il consigliere Giuseppe Di Mare si è soffermato presentando un esposto in procura. Eh, non solo un esposto in procura per chiedere sostanzialmente eh, che venga scongiurato. Ecco, provo a sintetizzare e a ricapitolare l'argomento che affronteremo: eh, per scongiurare il rischio, appunto, come vedete nel titolo di copertina, di uno smantellamento del, del muscatello. Intanto, consigliere di mare, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei, e grazie alla testata WebMarte per il lavoro e per la compagnia e per l'approfondimento che ci consente di fare con le vostre quotidiane interviste che sto seguendo con grande interesse. Quindi il grazie a voi. Allora, consigliere Di Mare, proviamo un po' a ricapitolare e a fare un po' il punto della situazione per spiegare, vediamo se, eh, se riusciamo. Covid Center al Muscatello di Augusta, 14 posti letto. Eh, al reparto di chirurgia che di fatto viene chiuso per il momento in questa fase di emergenza e che diventa Covid Center, appunto uno dei tre Covid Center della provincia di Siracusa insieme a all'Umberto I e al Trigona di Noto. E notizia però di questi ultimi giorni di un potenziamento di questo Covid Center del Muscatelo di Augusta con la creazione di altri 18 posti letto, quindi da 14 di fatto a 32 con... Eh, in qualche modo la chiusura, la soppressione del reparto di, di medicina. A questo punto scatta l'allarme, scatta la preoccupazione di alcune forze politiche, di alcune forze sociali, in particolare appunto della lista per Augusta, capitanata da Giuseppe Di Mare, che presenta un esposto in procura per dire attenzione, Covid-19 sì, ma attenzione a, 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 a evitare il rischio dello smantellamento dell'ospedale Muscatello. Ho ricostruito bene la vicenda di questi ultimi giorni, consigliere Di Mare? Sì, la, perfettamente la sintesi è corretta, è proprio quella diciamo che ci ha spinto a, a, a portare agli organi competenti il nostro grido di allarme. Faccio una piccola premessa: è il momento della responsabilità, dello Stare Uniti, del dare eh, tranquillità e sicurezza ai cittadini. E quindi non è il momento delle polemiche che stiamo evitando in tutti i modi, però non è neanche il momento dell'abbassare la guardia su certi temi. Augusta, il presidio ospedaliero di Augusta, non è un presidio ospedaliero qualunque, con tutto il rispetto per tutti gli ospedali che sono tutti importanti e fondamentali per difendere la salute e la vita dei cittadini. Ma noi dobbiamo partire sempre dal presupposto quando parliamo di Augusta, cosa rappresenta Augusta? Polo petrolchimico che non si è fermato, la marina militare, il rischio sismico, il carcere, tutte quelle eh, bacino di eh, utenze che il nostro ospedale, eh, a cui il nostro ospedale deve dare risposta, quindi non abbassare la guardia sulla uh, funzionalità dell'ospedale e dovere eh, di chi fa politica. Ovviamente in un momento in cui bisogna utilizzare modi e toni rassicuranti eh, consigliere Di Mari, proviamo a capire perché la vostra preoccupazione e perché spingersi fino a presentare un esposto in procura. La vostra preoccupazione qual è? Che questa situazione di emergenza e quindi la creazione, provo a capire anch'io, eh, insomma, eh, la vostra preoccupazione è che i 14 posti, di, di, di chirurgia trasformati in covid-19 più i 18 della medicina di fatto 32 posti la vostra preoccupazione qual è che di fatto una situazione di emergenza finisca per diventare una come dire una situazione che, che durerà ancora per parecchi mesi quindi di fatto con un ospedale dove non esisterà più per, per diversi mesi nella medicina né la chirurgia e questa È questa la vostra sì, preoccupazione sì grazie e noi abbiamo questo problema. Oggi nessuno può dire quanto durerà questa emergenza, nessuno può dirci questa temporaneità della chiusura di questi reparti, quanto durerà. La preoccupazione è quella che in un momento in cui è chiaro che bisogna dare un contributo tutti quanti. Ma nel momento in cui all'ospedale di Augusta viene chiesto un sacrificio enorme, perché chiudere i reparti di chirurgia e di, e di medicina significa chiudere l'ospedale Muscatello, perché anche il rimanente reparto di cardiologia di fatto viene svuotato perché le persone non si regano al Muscatello. Per la paura della, uh, di recarsi in quello che diventa l'unico ospedale provinciale dedicato al, all'allarme all Covid. Quindi capisce benissimo che questa emergenza dal tempo non definito potrebbe portare l'ospedale Muscatello. A non essere più un ospedale per quello che deve servire, ma ad essere un ospedale destinato al COVID. Tra l'altro, mi dilungo 30 secondi in più: prego, senza prego. avere le caratteristiche, i percorsi, i supporti idonei da dedicare a tutela dei malati, perché la denuncia che eh, faccio in Procura, innanzitutto. La faccio per la tutela di infermieri, di medici, di personale sanitario, dei malati tutti. Quindi dei malati di Covid, ma anche dei malati di tutti i malati della nostra città che si devono regare a fare la chemio in ospedale, che devono recarsi in ospedale per le urgenze quotidiane che ognuno di noi ha. Qui si sta creando un pericolo che dobbiamo evitare in tutti i modi. Consigliere Mari, lei ritiene che eh, la decisione di aggiungere questi ulteriori 18 posti, che se non ho capito male, mi pare sia eh, una previsione inserita in, in un piano aziendale. Adesso lei ci spiegherà anche una questione di date, perché in realtà questi 18 posti partirebbero sarebbero operativi dal 5 aprile. Eh, ma poi probabilmente questa data credo che sia stata spostata. Ecco, la domanda è, lei ritiene che eh, questa decisione sia in qualche modo riconducibile all'insediamento all'aspe di Siracusa di questo Covid team che è stato nominato dall'assessore Razza eh, o invece comunque era una decisione che insomma era nell'ordine delle cose, questo aumento da 14 a 32? posti di Covid Team Augusto era un po' nell'ordine delle cose lei ritiene che ci sia stato in qualche modo un intervento del, del Covid Team? Allora in ordine all'ultima all domanda io onestamente non so rispondere anche perché non ho gli strumenti per poter dire sì o no su una cosa posso rispondere in modo chiaro e lo dicono i fatti c'è parecchia confusione in chi all'ASP sta dirigendo o oh, queste scelte in provincia di Siracusa. Perché dico questo? Lo dicono gli atti emanati, che sono quelli che mi hanno spinto a rivolgermi in, eh, con questo esposto in procura. Il 16 marzo l'ASP emana la prima, eh, il primo piano aziendale dell'emergenza Covid. In questo piano aziendale, che ho letto con attenzione, si prevedono scenari e soluzioni, quindi gli scenari, i cinque scenari previsti, da quello meno critico, drammatico, a quello più drammatico, prevedono, si prevede un, eh, un contagio di meno 50, almeno 50 persone e quello più drammatico di almeno oltre 300 persone in provincia. Anche nello scenario più drammatico, quindi quello che prevede oltre 300 persone, l'ospedale di Augusta partecipava a questa guerra, termine che non mi piace, ma di questo oggi stiamo parlando purtroppo, con i 14 posti letto di chirurgia. Giorno 22 marzo, a seguito di questo piano aziendale, io mando una nota a tutti i vertici interessati dal presidente della regione al sindaco di augusta per dire che è il momento dove ognuno deve contribuire ma anche su questa scelta c'erano delle perplessità perché il reparto di chirurgia era troppo promiscuo nell'ospedale era accanto ad altri reparti era difficile per la struttura dell'ospedale muscatello individuare dei percorsi alternativi non ho ricevuto risposta e il 25 di marzo esce questo nuovo piano aziendale. Dove con sorpresa si parla anche di questi nuovi 18 posti letto. Quindi si fa una modifica al vecchio piano aziendale e eh, si dice che Augusta chiuderà anche il reparto di medicina a partire dal 5 aprile, come ha ben detto lei per far spazio a, questo, a questi ulteriori posti letto per pazienti non critici, poi magari dopo ci torniamo... Questo, questo, no, no, perché... precisiamolo, precisiamolo subito, consigliere Di Mari, questo sì. aspetto. In realtà questi 32, questi 14 più 18 posti di, al Covid-Center del Muscatello sono esclusivamente posti non per pazienti critici, ma per pazienti che sono risultati positivi al tampone, eh, ma che non sono in condizioni ovviamente critiche, perché altrimenti andrebbero in terapia intensiva. Ah, All'Uberto I. Ma anche su questo io ho grosse perplessità. Non sono un medico, non sono un tecnico, però una riflessione va fatta anche su questo. Apro una piccola parentesi. Ringrazio i medici che stanno curando anche i malati Covid in modo egregio ed eccellente in ospedale ad Augusta. Ma anche questa distinzione tra pazienti critici e pazienti non critici. Mi lascia diverse perplessità, perché, perché dobbiamo utilizzare degli ospedali che non hanno le strutture necessarie per curare i malati Covid, cioè la terapia intensiva, i percorsi e gli spazi, se in provincia ci sono invece degli ospedali che possono curare bene ed essere pronti a tutto, perché poi quanto tempo intercorre per un malato a diventare... Da, da non critico a critico. I perché dobbiamo spendere risorse monetarie, personali e soprattutto dobbiamo perdere tempo per salvare vite umane in questi spostamenti. È una scelta che mi questi miei dubbi vengono confermati ieri dall'assessorato regionale alla sanità che ha emanato il piano regionale dell'emergenza Covid dove si evince che in tutta la regione siciliana questa distinzione tra pazienti critici e non critici a livello ospedaliero non viene fatta. Cioè dire in tutta la regione siciliana i pazienti, a prescindere se sono critici o non critici, vengono ricoverati in ospedali con terapia intensiva. Questo lo ha messo per iscritto l'assessorato regionale in una relazione che si può... Consultare su internet ci sono solo delle eccezioni. Quali sono le eccezioni? Quelle della provincia di Siracusa e una, due eccezioni, eh, una a Palermo se non erro e una in un'altra provincia che in questo momento non mi sovviene. Destinati in quel caso i posti letto a strutture, a cliniche private e non a ospedali che dovrebbero funzionare. Senta, nei giorni scorsi, consigliere dei Mari, nei giorni scorsi, intervistando anche il sindaco Augusta Cettina di Pietro, eh, il primo cittadino ci ha in qualche modo confermato che anche la decisione di creare i primi 14 posti eletti è in qualche modo passata sulla testa delle, delle istituzioni locali, insomma sono stati soltanto messi al corrente della decisione a, 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 provvedimento, ormai, a provvedimento ormai assunto. Come giudicate voi questo, questo tipo di scelte insomma, che, che ovviamente hanno delle, delle ripercussioni sulla, anche sulla, diciamo, sulla popolazione in qualche modo? Guardi, ehm, non c'è dubbio che in questa fase emergenziale la ASP assume eh, le decisioni anche... Eh, eh, senza dare eh, l'informazione o comunque prescindendo dalla volontà di chi governa il territorio. Su questo eh, non c'è dubbio perché oggi le decisioni le piglia l'ASP. Non c'è dubbio che il giorno dopo comunque che tutto questo sarà finito, eh, bisognerà capire che chi governa un territorio deve avere la forza, la capacità e la voglia. Di eh, pretendere la tutela e la salvaguardia del territorio anche quando le materie non sono di competenza di chi lo governa? Eh, senta ancora una domanda, perché un esposto in procura? Ecco, e non magari una semplice comunicazione all'ASP, perché di rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica per sollevare questo tema, che comunque è importante, ma insomma, ecco, investire addirittura la magistratura di un tema eh, che, insomma, non prefigurandosi nessun reato, voglio dire, ecco, perché ha deciso di, 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 ric di ricorrere direttamente alla magistratura? Sì, per vari motivi. Uno, perché eh, una decina di giorni prima avevo scritto una nota agli, agli organi deputati, quindi compresa la ASP, e non ho ricevuto alcuna risposta. Visto il precipitare della situazione, a tutela, ripeto, dei medici, degli infermieri, del personale sanitario, dei malati tutti, a tutela di un ospedale che ha sempre dato alla sanità siciliana e in modo particolare alla sanità siragusana, perché l'ospedale di Augusta negli ultimi vent'anni ha subito continui tagli da parte della sanità siciliana e qui non è neanche un discorso politico di colori perché li hanno fatti tutti da sinistra a destra, mi è sembrato giusto dire che eh, siamo in emergenza, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, ma spiegateci e state attenti da un lato a quello che fate e spiegateci perché Augusta, perché le faccio notare una cosa importante, qui non è una battaglia di campanilismo. Le premesse le abbiamo già fatte prima. Qui è una battaglia che i 18 posti letto aggiuntivi che verranno oh, fatti il 5 aprile all'ospedale di Noto vengono fatti in un reparto ex-riabilitativa che è chiuso, che non c'è neanche il personale, tant'è che il personale verrà garantito da una struttura privata. Qui stiamo parlando di un ospedale che invece è funzionante, cioè è dove il malato di Augusta che oggi deve andare in ospedale non potrà andare ad Augusta, dovrà recarsi in un altro posto. Se ci sono dei modi, e io ritengo che in provincia o anche ad Augusta stesso ci potevano essere dei modi diversi perché noi dobbiamo garantire sempre l'ospedalizzazione, la risposta sanitaria a tutti i mali. Non è che il virus ha bloccato tutto il resto, se il virus bloccava tutto il resto allora eh, va bene, dedichiamoci tutti al virus, ma qui ci sono sempre eh, tutti i malati in generale, c'è chi deve fare la chemio, c'è chi ha un infarto, c'è chi deve fare un'operazione e noi dobbiamo riuscire a garantire nel miglior modo questa condivisione. Eh, Un'ultima domanda, cosa si aspetta da questo esposto in procura? Che tipo, di, che tipo di risposta si aspetta? Io ho grande fiducia negli organi, ho grande rispetto delle istituzioni, quindi mi aspetto le dovute attenzioni eh, anche perché mi sembra di apprendere dagli organi di stampa che non è il primo esposto oh, che arriva su questa vicenda in Procura. Lei poco fa ha citato l'arrivo del Covid team in provincia di Siracusa. Quindi che qualcosa non ha funzionato in provincia uh, è, è chiaro. Eh, lo valuteremo nei giorni successivi, ripeto, al virus ma la guardia non si può mai abbassare perché ripeto e mi piace dirlo, nessuno è contro i covid center che si devono fare, la solidarietà, l'aiuto va dato ed è giusto che ognuno fa la sua parte, ma Augusta o almeno qualcuno ci spieghi, Augusta non può dare sempre tutto, qualcuno ci spieghi altrimenti perché deve dare sempre solo Augusta, in un contesto in cui la difesa massima va data ai malati Covid. Un malato Covid ad Augusta non può ricevere tutte le cure che, e le attenzioni che merita, perché noi non abbiamo la terapia intensiva, che è uno stadio, che è una risposta, un percorso sanitario fondamentale per un malato Covid. In provincia di Siracusa ci sono ospedali che hanno gli spazi e gli strumenti necessari per far sì che il malato Covid sia al centro. Quindi la tutela è proprio per il malato. Io non lo capisco perché questa cosa è, è strana, soprattutto avvalorata da quella, eh, da quella nota dell'assessorato regionale che ho citato prima. Tutto chiaro, eh, grazie consigliere Giuseppe Di Mari, grazie per essere stato con noi, eh, non so se vuole aggiungere ancora un'ultima riflessione prima di chiudere e poi noi la salutiamo e la ringraziamo ancora per la disponibilità che ha avuto nei nostri confronti. Grazie intanto a voi come dicevo prima, la riflessione eh, per, mi permetta di eh, ringraziare medici, infermieri, forze dell'ordine, chi costantemente va al lavoro perché stanno facendo un'opera uh, un eh, veramente importante per eh, la nostra terra, per il nostro futuro. Dobbiamo stare vicini a chi soffre la povertà e quindi ad Augusta c'è una grande campagna di solidarietà per eh, stare accanto e non lasciare indietro nessuno. Mi permetta di concludere, oggi è la giornata mondiale della consapevolezza. Dell'autismo, di mandare un bacio, un abbraccio fraterno e affettuoso alle famiglie che in questo clima pesante vivono situazioni giornaliere ancora più pesanti. Grazie per quello che fate sempre. Grazie ancora, grazie al consigliere Giuseppe Di Mare. Noi ringraziamo anche voi che ci avete seguito fin qui. Appuntamento al, al prossimo approfondimento con, con Campolungo. Grazie ancora.